Allora, questo gioco l'ho scoperto da poco, fatto dalla Firebird, casa di produzione che non esiste più, e si chiama Black Lamp. Allora, questo gioco, diciamo, ha una trama che non ho proprio capito. Praticamente a me sembra che non esista. Ma vabbè, dai. Lasciamo perdere. Vediamo ovviamente la grafica. Allora, visto che stiamo vedendo la versione per i computer Amiga, diciamo, ha degli alti e bassi, se devo essere sincero, perché notate, ambientazioni proprio in stile medioevo antico molto scuro, ben disegnate, ok, molto cartonesche anche se potevano fare un pochino meglio alcuni dettagli. Poi i personaggi, tutto sommato, devo dire che ognuno appare unico nel design, ovviamente. Ho notato anche, addirittura, che sono discretamente ben animati, considerando i limiti dei sistemi Amiga di fine anni 80, dato che era l'Amiga 500 e non l'Amiga 1200. E comunque, se devo essere sincero, potevano rendere un pochino più fluido, ma non possiamo pretendere di più da un computer così. Vabbè, comunque. Graficamente è carino, un po' tendente al grigio, ma ci può stare. Sonoro, diciamo, abbiamo gli effetti sonori un pochettino così 8-bit da tipo NES, ci può stare, nonostante i limiti tecnici audio. Poi musiche di sottofondo, pochissime, carine da ascoltare, è vero, ma del resto comunque tutto sommato adatte per accompagnare questa atmosfera, anche se sono ripetute all'infinito. Allora, la giocabilità, che è la parte più importante, Black Lamp cosa sarebbe? Praticamente un gioco d'azione platform fantasy. Se avete giocato a giochi un po' tipo Castlevania, questo gioco gli somiglia molto, sì, perché vedete che gli somiglia abbastanza. Solo che cos'è che ha di nuovo? Il fatto che abbiamo un personaggio stravagante e grandissima quantità di avversari che già dal primo livello ci vengono addosso, tutti quanti, non abbiamo pietà neanche 2 secondi, ma possiamo reagire fortunatamente sparando palle di fuoco con la nostra bacchetta magica. Insomma, è quasi uno shooter. E devo dire che mi piace l'idea di questo gioco d'azione fantasy molto frenetico e immediato, però cazzo, la difficoltà potevano farla un pochino più leggera, perché è bella difficile. Già dal primo livello capirete che i nemici sono bastardi, vi vengono addosso in massa e non vi daranno pace neanche 2 secondi. Neanche un secondo, se devo dire la verità. Mi va bene anche addirittura l'effetto dei potenziamenti e tutto il resto. Ma allora c'è anche un altro piccolo difetto, che a volte i comandi del gioco non rispondono perfettamente al millisecondo, rispondono con un leggerissimo ritardo. Ci può stare, purtroppo, ma avrei sperato che magari lo avessero migliorato nei comandi e magari reso la difficoltà leggermente più bassa, perché così difficile ti fa veramente perdere la testa. Se volete recuperarlo, oltre ad esistere per Amiga, che è la versione che avete visto, c'è anche la versione per Atari ST, che è praticamente identica. C'è anche una versione per Commodore 64 e c'è anche addirittura una versione riadattata per ZX Spectrum. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!